Parlare, scrivere, comunicare. Abitudini o schemi di comunicazione? Senza nemmeno esserne coscienti, tutti noi abbiamo un nostro modo particolare di parlare, scrivere e comunicare. C'è chi si esprime in modo volubile, saltando da un discorso all'altro senza nemmeno rendersene conto. Chi in maniera statica, logica, rigida e razionale, poco incline ai cambiamenti. E chi invece in modo flessibile, elastico e dinamico. Gli schemi della comunicazione generalmente sono metodologie regolari, poco variabili di agire, di pensare e rispondere. È vero che uno schema, un'abitudine radicata nel tempo, ci può essere molto utile in talune occasioni. Se abbiamo, per esempio, 1000 buste sulle quali apporre un timbro, dopo aver ripetuto con attenzione il movimento per una decina di volte, lo schema abitudinario entrerà in funzione e potremo portare a termine il compito di timbrare le rimanenti 990 buste con velocità e regolarità, magari parlando con amici o pensando ad altro. Questo è uno di quei casi in cui uno schema mentale può essere redditizio. Se per esempio però passeggiando su una spiaggia raccogliamo sassolini per ore buttandoli automaticamente in acqua ogni volta che ne avremo raccolto uno, ci potrà capitare di raccogliere una pietra preziosa, magari perduta da un passante, e istintivamente di buttare anch'essa in mare, proprio a causa dello schema mentale inserito naturalmente nel nostro cervello. Magari solo dopo aver fatto il lancio ci sorgerà il dubbio di aver buttato al vento qualcosa di grosso valore. In tal caso, se avremo lo schema del subacqueo, forse riusciremo ad avvantaggiarci della pietra preziosa, altrimenti avremo perso una grossa occasione. Ebbene, sappiate che anche quando non riusciamo a rispondere a modo, solo perché siamo abituati a reagire sempre nella stessa identica maniera, magari irosa e scontrosa, rischiamo di perdere enormi opportunità, come per esempio il mantenere una cara amicizia, un fidanzamento, un matrimonio, una relazione di lavoro o, e non è affatto poca cosa, l'opportunità di mantenere un armonioso equilibrio mentale. L'abitudine, lo schema, il condizionamento, quindi, possono anche essere utili perché ci permettono di avere reazioni veloci, ma se le reazioni sono sbagliate? Ci sono abitudini che ci rendono abili e dinamici ed altre che ci rendono schiavi. Dobbiamo diventare consapevoli della differenza e imparare a scegliere le reazioni che maggiormente hanno la possibilità di farci ottenere risultati positivi.